Intanto io vi racconto questo fatto. Voi sapete che c'è un grande cantautore che da qualche anno è scomparso, che si faceva chiamare, diceva che tutti eravamo un po', specialmente nel napoletano, neri a metà. Ma sapete perché? Vabbè, ve lo dico, come la settimana enigmistica. Non tutti sanno che. Intorno al 600, 1603, anzi, c'era il tempo della deportazione degli schiavi, no? Dall'Africa. Tanti africani arrivavano poi nel nostro paese e si fermavano principalmente in tre porti: a Genova, a Catania e a Napoli. Dunque, i napoletani avevano imparato una lingua, che era la lingua Kanuri, che è una delle più antiche lingue africane, ed erano gli unici che riuscivano a parlare con gli schiavi. E chi se diceva, ma chi se come vanno a conoscere? E in effetti poi c'era questa cosa che gli schiavi che venivano presi a Napoli diventavano poi di famiglia, non è che perché erano bravi cacciatori, bravi giardinieri, grandi potatori, sapevano stare attenti e si difendevano, che erano grandi tiratori d'arco e spadaccini, no? E i loro figli che nascevano venivano fatti crescere insieme ai figli delle famiglie che poi li prendevano a servizio, perché non erano schiavi. Questa è la cosa importante. E molti di questi bambini crescevano e andavano a scuola con i figli dei nonni. E poi si sposavano anche i figli dei figli dei figli. Insomma, conoscete poi la storia, no? In tutto questo, nel 1603, 70.000 napoletani, 70.000, cioè quando a tutta alta mura, emigrarono in Africa. Cioè veramente. Perché avevano sentito parlare della parte del Corno d'Africa, di una bevanda buonissima che tonificava, dava energia, o caffè. E sapete dove andarono? In una città da dove arriva la prima cultura e coltura del caffè. Sapete come si chiama questa città? Moka. Che le dirà il signore? Moka. È la macchinetta, noi si chiama Moka perché viene da quella città. Ecco perché poi la cultura del caffè a Napoli e un po' poi in tutto il sud è diventata vera cultura. Quindi a Altamura ho piato un caffè buonissimo, devo ringraziare Luigi. Alto livello. Insomma, i primi ritmi si mischiavano e nascevano queste forme di danze che venivano chiamate moresche, oppure tuba catuba o luciate, dedicate a Lucia, che era una delle maschere poi della commedia dell'arte, perché i commedianti poi in piazza mettevano in scena tutte queste cose. Questo è un gioco che mi sono inventato una quarantina di anni fa. Oh, tocchi di toc, voglio cantare, tappa passata andana sì, sta tutta notte insieme a sì, Giorgia, noi vola ballare, tocchi di toc, Giorgia mi, ah sì, io canto insieme a sì, sta tutte due a malucare, tutte due a macantare, e volte gira la candela, balla la sono le sombra, che sta canzone, una da volta la candela, balla la sono la sombra, bella voglio, e volte gira la candela, balla la sono le sombra, che sta canzone, una da volta la balla la candela, sono la sombra, bella voglio.